lo fa Marco Marsilio, Regione Abruzzo. Presidente, grazie, ci ha raggiunto, buongiorno. Buongiorno a voi. Eccoci qui. Presidente, allora insomma abbiamo fatto sentire un estratto, un passaggio del professor Crisanti stamattina, era nostro ospite, che diceva in questo passaggio AstraZeneca la politica, come dire, ha agito un po' emotivamente, insomma. Bisogna recuperare fiducia, insomma bisogna dar fiducia ai cittadini. Questo potrebbe essere un passaggio, Presidente, anche ai suoi cittadini ovviamente, con cittadini. Insomma un passaggio che potrebbe intaccare la fiducia delle persone. Ma questo è il grande timore, quindi il grande compito che oggi abbiamo è quello di restituire questa fiducia. Io temo che però una decisione presa sull'onda di un'emotività che ai livelli alti della politica non si è controllata, con chiusure una dietro l'altra, arrivano in maniera improvvisa, insomma voi immaginatevi la scena nei centri vaccinali dove c'è la gente in fila e alle 4 del pomeriggio cominciano a brillare tutti i telefonini con questo messaggio: sospesa AstraZeneca. C'è qualcuno che magari in quel momento ha l'ago dentro il braccio e con la somministrazione in corso. È chiaro che si genera un effetto di insicurezza, se non addirittura di panico, nei soggetti più fragili. Credo che un po' più di freddezza nel gestire questa situazione sarebbe stata consigliabile. Non sarà facile ripartire, sperando che giovedì, domani, l'EMA ci dia notizie rassicuranti, perché altrimenti qui si passa da una schizofrenia all'altra. Prima si invidia la Gran Bretagna additandola come esempio e si insulta AIFA ed EMA perché sono troppo prudenti e non si sbrigano ad autorizzare tutti i vaccini del mondo, non AstraZeneca, Johnson & Johnson, Curevac, quello russo, quello indiano, quello cinese, quello di Marte, qualunque vaccino esista, facciamolo, facciamolo. Poi al primo stormir di fronde, fermi tutti, AIFA viene quasi messa sul banco degli imputati: che cosa ci stai facendo somministrare? Allora mettiamoci d'accordo, o AIFA ed EMA sono delle rigorose istituzioni scientifiche che, proprio perché rigorose, magari ci hanno fatto attendere un mese in più rispetto alla Gran Bretagna o ad altri paesi che sono partiti prima e con minori garanzie, diciamo così, con minori certezze dal punto di vista della cautela, della preventiva, del preventivo accertamento delle condizioni di sicurezza, oppure diciamo, e quindi i vaccini sono assolutamente sicuri e possiamo procedere. Decine di milioni di persone in tutto il mondo hanno già ricevuto questo vaccino. Sì, Crisanti stamattina ci diceva 5-6 casi ogni milione, perché di questo stiamo parlando, insomma non giustifica a livello scientifico una sospensione generale di un vaccino. Questa ovviamente è la sua idea. In Abruzzo come ha impattato, Presidente, la sospensione di AstraZeneca? Come le ho appena raccontato, che nella giornata in cui è stato sospeso noi ci siamo trovati a dover rimandare a casa le persone. Nella giornata di ieri abbiamo riconvertito l'organizzazione vaccinale, concentrandoci con le dosi residue di Pfizer e Moderna per somministrarla agli ultraottantenni. Insomma, comunque la campagna è andata avanti. L'Abruzzo ancora oggi è una regione che fa la media nazionale, siamo 3 o 4 punti sopra la media nazionale di somministrazione. Credo che, come tutte le regioni, perché qui non c'è nessuno che fa il capoclasse, ognuno sta facendo il suo, però credo che come tutte le regioni, se ci arrivano i vaccini siamo assolutamente in grado di somministrarli, e di somministrarli anche in tempo breve. Abbiamo chiuso l'accordo con i medici di medicina generale, altrettanto stiamo negoziando con i farmacisti, abbiamo già attivato circa un centinaio di punti di somministrazione ai vaccini, e grazie ai medici di medicina generale questi punti di somministrazione si possono addirittura moltiplicare. Quindi se avessimo i vaccini saremmo in grado in qualche settimana di poter raggiungere una quota molto consistente di abruzzesi e creare quella immunità diffusa, se non addirittura l'immunità di gregge, che può consentire una diversa gestione della pandemia e una capacità di convivenza che ci permetta di riaprire e di ripartire con serenità. Per chiudere l'argomento, insomma, fiducia nei confronti dei vaccini.